apre la strada per vendere lì. Quasi tutti, a parte qualche raro caso, non sarebbero arrivati nemmeno a metà della cima dei loro successi, delle loro conquiste vanesse di scrittore. Quindi era proprio, lo sento di dover ringraziare i librai, a cui anche i lettori e gli editori, insomma, mi vengo così, mi sento un po' a disagio, anche ho avuto una vita non sempre facile, non sto qui a dirvi. E la letteratura mi ha forse salvato dalle galere, anche se ci sono andato vicino, 5 processi, 3 per bracconaggio, 2 per ubriachezza, vorrei io ma tanto lo sconto, non è che sia il letteratino. Ha salvato lo scrivere. E poi ho anche pubblicato, come disse Borges, la mia gloria sono i libri che ho letto, non quelli che ho pubblicato, che ho scritto. Mi hanno premiato per la ballata, sì, un libro strano, come hanno premiato l'altra volta La fine del mondo storto. Io non ho scritto per dei libri, ma se ce n'era uno da non premiare alla fine del mondo storto rispetto a qualcuno di prima. La ballata, gliela dovevo, e purtroppo, come il mondo storto, anche la ballata è dannatamente attuale. Donne stuprate, violentate, massacrate, zittite, umiliate. Quello che voglia una della Torriere, tra l'altro, succede ancora questo. L'ho visto mia madre in questo libro, questo libro, che ha scritto il dialetto per una sfida con Ermi e Luca, il quale mi disse: "Puma, perché non scrivo un libro nel tuo dialetto? Ma il mio dialetto non mi piace", disse Ermi. Poi si dovrebbe parlare dell'unità d'Italia, che mai è stata più divisa di così. Il nord devo separare l'Italia dal sud, il Friuli che non è vero, il Veneto che ce l'ha con gli altri, col Trentino, dove è l'unità d'Italia? Sulle carte, non nel cuore. Cerchiamo di unirla nel cuore invece che cercare di dividere, perdonatemi se polemico, ma è così, l'Italia non è mai stata più divisa di come oggi. Comunque la Lertana, io non volevo scrivere in dialetto, perché in realtà non è un dialetto dolce, ma non nella fonetica, nella carenza culturale come sto dimostrando, nell'affetto, nel dialetto a quel pilastro, la tonosfera. In realtà non esiste piano, esiste fette occhi, cioè vicina, ma per ricevere che un bacio a una polverità. Per dare un diretto che non mi piace, però lo amo. E quindi in rima, e queste, la tengo corta, questa donna, sono 3, mia madre, 2 volte in coma, con mio marito violento, figli abbandonati, noi non siamo nati, però non siamo accaduti, eravamo 3 fratelli accaduti, eravamo un intraccio, un impiccio, forse per mia mamma, no, forse anche per lei che ci pianto lì, appena nati se ne andò. Poi c'è una donna di, veramente esistite, una donna che perse 9 figli, ma basterebbe anche uno, ma 9 sono tanti per una madre, per una mamma. Lei aveva la fede, come Joshua Kobler, in quel bellissimo libro di Spicolz. Joshua Kobler si rivolge a Dio e dice: "Caro Dio, io credo in te, nonostante te". Per cui anche questa donna, morti 9 figli, poi c'è la storia di una donna dentro, 3 in 1, questo libretto. La storia di una donna stuprata, più volte. E questa è una storia che mi ha raccontato un vecchio marconiere di Erto, Pietro Carrara, detto Zotto. Non credo fosse stato lui, mentre lavava sul Baglione. Questa donna veniva ripetutamente stuprata, perché era una semplice. Oggi diremo, non so come si dice oggi, ma che non è proprio qua. Era una bella donna, solo che aveva un po' la testa matta, non era. E poi questa donna si sposò, per questa vita infatti. Il paradosso di questo libretto è finito. La cosa che
totale trasformo, uno stupro. Con tutto quel che le era capitato, in fondo lì c'era giù sul baione, quella volta non mi andò nemmeno male, poteva anche uccidere. E in fondo sentì anche qualcosa. Ecco questo, volevo dire, purtroppo attuale sto libretto, perché le donne non hanno conquistato molto. Al Salone del Libro di Torino a maggio c'era da commemorare, dico commemorare, vorrei dire festeggiare, ma non è unica. Era da commemorare questi 150 anni dell'Unità d'Italia e dovevano essere rappresentati questi anni, 150, da 150 scrittori. Ebbene, quante donne c'erano secondo voi, scrittrici? 8. E chi erano stati i convenitori che avevano deciso che nei 50, 150 anni ci fossero solo 8 donne? I maschietti. Quelli che temono la donna, perché è più forte di loro. Sono queste persone che io chiamo i convenitori, coloro che convengono che hanno nelle amministrazioni comunali, regionali, provinciali dello Stato, hanno sempre un assessorato o alla cultura, ma nel portafoglio, alla regione a Lignano. Quante donne ha lei siedono nella tribuna, assessora alla cultura? Hanno un mano portafogli, ma quindi l'unico modo che hanno le donne non girare per le città, perché non ti vogliono tagliare il piede, ma essere più bravi, perché avete tutte le possibilità di essere. Grazie. Grazie a tutti.